Buonasera. Ciao. Lorella Ronconi, mezzanotte e mezzo circa. A quest'ora parlo perché a quest'ora mi sono a letto. Sono molto anziani, mia mamma è paralizzata. Mio padre si occupa di lei e io sono qua a letto. Ormai mi hanno messo in cassetta, nella cassetta. Letto tutto ospedaliero, in realtà è camera mia con il bombolone, l'ossigeno, le bolle, blah, 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 blah. Ma niente di problematico. Casa mia, e di qua ci sono i miei quadri. Si vedono quelli, i quadri che io dipingevo su seta, belli ai miei fiori. Sì, mi piace. E quindi questa è casa mia. Sono in ospedale. Parlo a quest'ora appunto perché sono un po' più libera, sistemata in questa vaschetta. Cosa dire? Dico che devo correggere un po' il tiro da compare da consiglio, ma ho realizzato con mano che le persone mi considerano famosa, wow, e anche ricca, ma soprattutto perfetta, cioè una persona che non ha problemi. Sì, c'è qualche problema, carrozzella, così, però c'è proprio una visione distorta di me. Una visione distortissima di me, che insomma, so come fate a vedermi. Come fate a vedermi? Sì, perché vado in giro, bellina, 2 ore d'aria, mattina, un'ora, 2 ore d'aria al pomeriggio, dalle 3:30 alle 5:30. E vado in giro dopo cena. 2 ore mi vedono in centro. Io abito in vicino al centro, per cui se abitassi lontano mi vedrebbero. E metto il rossettino, sorrido a tutti perché mi piace sorridere. E Lorella sta bene, cioè, va sempre a giro, quindi non ha bisogno di terapia, non ha bisogno di medicine. Alcuni e altri invece, ah, ma lei è quella ricca, famosa, c'ha un sacco di soldi, quella sta bene. Ragazzi, no, io sto proprio male. Ora non voglio fare pietà, pietismo, e voglio proprio cambiare il concetto. Cosa serve per cambiare il concetto? Cambiare, abbassare il livello sulla percezione che gli altri hanno di me, mettere la percezione, cioè riportarla un po' più basso. Ecco, io la notte ho l'ossigeno, io vivo in una situazione impegnativa, la mia malattia che si chiama pseudoacondroplasia, vi prego, se conoscete qualcuno che ha questa malattia, contattatemi, perché io sto cercando persone in Italia con la pseudoacondroplasia, che non è l'acondroplasia, non perché le persone con acondroplasia mi facciano schifo, ma sono malattie diverse e per anni ci hanno curato, ci hanno messo nello stesso contenitore. Invece le displasie, cioè ossee, praticamente le malattie ossee, che sono molto genetiche ossee, sono molto più dolorose e impattanti fisicamente, visivamente. Non sono mai state calcolate perché i nani sono sempre brutti, diciamolo, dai, diciamolo. Gli acondroplasici poi, per carità, i pseudo come me che l'hanno scoperti molto dopo, perché prima era solo un unico conchino. Quindi cerco persone con la pseudoacondroplasia e nel mio caso c'è una mutazione ex novo, quindi io sono molto rara. Ho una pseudoacondroplasia con una mutazione all'interno della sezione del genoma di un esone centrale che non esiste, datata da Rizzoli di Bologna, per cui sono, non dipende dai miei genitori, non dipende da niente, dalla loro nutrizione, dipende dal caso.
quindi il caso ha voluto che io vivessi una vita così particolare, piena di sofferenze, piena. A 2 anni ho cominciato a girare per l'ospedale, a vivere negli ospedali, esperimenti anche perché ho 56 anni, 54 anni fa, la medicina provava e quindi per provare doveva sperimentare. E anche ero bambina, non me ne ricordo. Non sono ricca, non sono famosa, mi sono impegnata per gli altri. Lo posso garantire che ci ho rimesso parecchio, economicamente e di tempo, ma l'ho fatto e lo farò ancora perché io non posso smettere di vivere, non posso vivere senza occuparmi anche degli altri. È una malattia mia, un vizio mio, non sto bene se non c'ho risolto quello per cui dovevo, e comunque non sono sana perché vivo praticamente dalle 11 la sera alle 10 la mattina a letto, sdraiata qui in questo letto piatto perché ho nella colonna 2 barre di acciaio, e mi alzo alle 10 la mattina, 1 ora per finirsi di preparare. E torno all'una sdraiata, fino alle 3:30 sto sdraiata, mangio da sdraiata, la mia mela cotta qui sulla pancia, un piatto sulla pancia, completamente lay down, e alle 3:30 mi rialzo, alle 5:30 torno a letto, quindi quelle 2 ore d'aria in cui mi vedo, mi vedete a giro, sono le mie 2 ore d'aria, che poi vado all'ufficio, che poi mi occupo delle riunioni, mi occupo degli altri, la commissione, la consulta delle disabilità, forum terzo settore quando c'era, e tutto il resto, niente dovuto, non mi arricchisco, e torno a letto alle 5:30 quando tutte le persone alle 5:30, alle 6 escono e vanno alle rassegne d'arte. Non sono invidiosa, vanno alle mostre, vanno al mare. Io non posso nemmeno girare più. E mi alzo alle 8:30 la sera. E ceno. E per cenare devo digerire. Per cui sono costretta a fare la passeggiata in centro. Certo, mi metto il rossetto, sorrido. Sono felice. Sono profumata. E da quest'ora le persone vincono che sono. Saluto, ho tanti amici, mi salutano, ma tutti mi salutano, ma poi cosa pensano di me? Cioè, che sono una donna super fortunata, ragazzi, ma io ho una malattia agghiacciante, ho glaucoma, bacino spezzato, anche rotte, femori rotti, ossa pressoché delle ginocchia inesistenti, polverizzate quasi. Non ho cartilagine, i polsi sono staccati, ho 2 barre nella schiena. Cioè, il dolore che mi assale e questa malattia che farma orfana, come si può dire, non, nemmeno i dottori si interessano. Ho 3 o 4 perfetti, meravigliosi medici che hanno capito di me. E poi per il resto. Vabbè, non voglio fare pena, ma comunque è un video per abbassare il tono sull'immagine elevata up di me. Io non sono ricca, non sono famosa, sì, sono intelligente e sono anche sveglia, ho tonta, ma sono Lorella, per cui dignità, please, e soprattutto viva il tubo dell'ossigeno. Che secondo me è non molto fashion, non è vero? Buonanotte.